Allora ragazzi, questa settimana inizia davvero bene, col sorriso. E, ci siamo tolti dalle scatole quel Sassuolo che tanto fastidio mi dava e ho notato che vi dava anche a voi, che vado a spendere, anzi, non li spendo, questo è il fatto. Ieri c'era il mio amico Nick che diceva 280 milioni in 5 anni questi hanno preso, negli ultimi 5 anni. Dove stanno questi soldi? Dove stanno? Quella è una squadraccia che ha preso 280 milioni negli ultimi 5 anni, ma per favore, con quei soldi potete, quei soldi che hanno con i soldi che hanno speso nelle campagne acquisti, dopo aver venduto giocatori per fior fior di milioni, loro possono giocare solo in Serie B. Avete visto che squadraccia, no? Io ieri guardavo Sassuolo Cagliari, proprio dall'inizio dicevo, qua se non finisce 0-4, cioè c'è troppa differenza tra il Sassuolo e il Cagliari. Di qualità. Comunque è andato tutto bene. Il Sassuolo l'abbiamo salvato. Allora, ragazzi, il Lecce anche ha celebrato la vittoria del Cagliari sul pianeta Lecce. È uscito un bell'articolo. La gioia di un popolo, ecco, mi sono fatto gli screenshot. La gioia di un popolo fa felice anche il Salento. Cagliari è salvo dopo l'impresa dell'anno scorso con il Bari. Ricordatevi sempre che il Cagliari è quella squadra Pavoletti, ricordatevi sempre il nome Pavoletti. Pavoletti è quel giocatore che l'anno scorso mandò il Bari all'inferno. Cioè, dalla Serie A il Bari ha rischiato di andare in Serie A l'anno scorso, quest'anno si ritrova a fare i playout per non scendere in Serie C e deve vincere al ritorno a Terni. Cioè, l'unico risultato che al Bari consentirà di salvarsi sarà la vittoria. E quindi, ciao Bari. Allora, ragazzi, ora ormai no, il Lecce ha finito di giocare al Via del Mare. La società ha dato un po' di numeri e ha parlato anche di mercato e di futuro. Vediamo prima i numeri. Allora, 9 milioni dal botteghino, quindi chi ha comprato il biglietto. No, non gli abbonati, il botteghino, cioè solo chi ha comprato il biglietto, il Lecce ha incassato 9 milioni, 9 milioni. Voi dite, vabbè, ma l'Inter, il Milan, che c'entra? Noi siamo il Lecce, 9 milioni sono tanta roba. E comunque abbiamo sempre riempito lo stadio, quasi sempre. Cioè, quante volte c'era il pieno nello stadio? Almeno il 70% delle partite, non solo con l'Inter, con il Milan, con la Juve. Noi abbiamo riempito lo stadio anche quando abbiamo giocato contro il Cagliari, contro il Sassuolo, contro la Fiorentina. Quindi grande pubblico quello leccese. Allora, Stecchi Damiani, in un anno, nel prossimo anno, centro tecnico, lavori allo stadio e terza salvezza storica. Quindi già si sta buttando avanti, cioè, nel senso, uno che già ti dice vogliamo la terza salvezza storica. Le parole del presidente del Lecce e gli obiettivi della società giallorossa per un anno fondamentale che arriverà. Allora, come già spiegato lo scorso anno in una conferenza stampa a Fiume, in pieno giugno, il Lecce non ha bisogno di vendere i suoi giocatori per fare cassa. Il club è in grado pienamente di sostenere i costi della Serie A e pertanto il calciomercato avrà una semplice chiave di lettura. Gestiremo le richieste in modo intelligente, cercando di trattenere chi ha senso e trattenerlo perché è funzionale al progetto. Per funzionale intendo chi ha intenzione di restare. Chi ritiene di aver chiuso il ciclo può essere una buona idea, cioè non è una buona idea trattenerlo. Vogliamo giocatori coinvolti nel progetto. Ok. Questo quando vi dicevo ieri, no? Se arrivano squadre come la Roma, non è che tu trattieni Gallo, Gendré, cioè, nel senso, ragazzi, quello è fisiologico, è naturale. Però è buono così, cioè, Stichi Damiani già ha fatto capire, volete andare via? Andate. L'unica cosa è che devono venire qui a trattare. Insomma, chi riceverà offerte, che non potrà rifiutare, dovrà poi rivolgersi a noi per trattare una cessione che sia adeguata al valore del giocatore. E qua vedremo perché, sapete, le ultime cessioni, no, tolto Yulman, infatti ora parla di Yulman. Lo scorso anno la cessione di Yulman fu nelle cose, allora non c'era motivo di trattenerlo. Idem Strefezza, giocava poco,
scelte non certo del presidente. È arrivata un'opportunità economica per un giocatore che era in scadenza nel 2025 e sarebbe stato da pazzi non venderlo. Vabbè, qua sapete come la penso, io Strefezzo per me l'abbiamo regalato. Cioè, a quel prezzo l'abbiamo regalato, però forse perché ero innamorato dello Strefezza giocatore, a me Strefezza quando era in giornata mi faceva impazzire, per me era forte e io me lo sarei tenuto a Lecce. Allora, l'anno prossimo incontreremo il Como e me lo dovrò trovare contro, mi dà fastidio sta cosa. Comunque ragazzi, ieri vi dicevo, no? Perché sono contento che se Frosinone e Empoli si salvassero. Perché voi dovete pensare a una cosa, sono salite dalla Serie B alla Serie A Parma e Genoa, che sono due società molto forti. Scusate, Parma e Como, che sono due società molto forti. Il Como, stiamo parlando di un presidente straricco, che è uno dei presidenti più ricchi tra Serie A e Serie B. E il Parma comunque è una società ben strutturata e vedrete la campagna acquisti del Parma. Il presidente l'ha già dichiarato. Quindi avere squadre, diciamo, più come il Lecce, no? Con un mercato non stellare, così con cui competere, per me è meglio avere un Empoli e un Frosinone che avere un Udinese o un Parma, un Como. Cioè, sarà più difficile giocarsela contro il Parma, il Como, che contro il Frosinone e l'Empoli. Questo è uno dei motivi. L'Empoli poi è una squadra che a me sta molto simpatica e gioca bene. Però una cosa voglio dire sull'Empoli. Se l'anno prossimo dovesse rimanere in Serie A, non solo ci deve dare 5 milioni per Malè perché scatta l'acquisto obbligatorio, ci sarà, e questa è una grande cosa di Corvino, eh? Corvino lì, se l'Empoli si va a salvare, anche se è un po' difficile, quel punto dice tanto. Però voi dovete pensare che Nicola, allenatore dell'Empoli, è uno che è molto bravo quando subentra, no? Quando viene esonerato l'allenatore e subentra lui, e allora le squadre si salvano, al 99% lui le salva. Ma ricordatevi che Nicola è anche quello che, quando inizia la stagione con una squadra, 7 volte su 9 è stato esonerato. 7 volte su 9. Quindi non è la stessa cosa rigenerare una squadra che sta andando in caduta libera e invece prendere una squadra dall'inizio e portarla alla salvezza. Per lui non è mai stato facile. E 7 volte su 9 è stato esonerato. Quindi ecco uno dei motivi perché sarebbe bello avere Empoli e Frosinone l'anno prossimo in Serie A. Ciao.